Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo della questione legata agli immigrati, questione di grande attualità. Ebbene, un presidio di consiglieri regionali e comunali di Forza Italia si è tenuto nel pomeriggio a Pescara per dire no all'arrivo di un centinaio di nuovi immigrati in un albergo della Riviera Sud proprio di fronte alla spiaggia. Il servizio. Raposelli, arrivano nuovi immigrati a Pescara, qui nella zona di Pescara Sud, a due passi dello stadio. Oggi avete organizzato questo banchetto per dire no a questi nuovi arrivi. Perché? Noi con questo presidio permanente vogliamo bloccare questa iniziativa, ma ripeto, non perché siamo contro a questa attività di accoglienza, ma riteniamo che il sindaco non si sia espresso e non abbia soprattutto dato suggerimenti e indicazioni al prefetto, il quale prefetto, come altissimo funzionario dello Stato qual è, non può fare altrimenti se non in assenza, come in questo caso, di indicazioni da parte del sindaco. Sono immigrati e non profughi perché non, in gran parte non fuggono da guerre o da persecuzioni, certamente fuggono da condizioni economiche disagiate. Ecco, in queste condizioni economiche disagiate però l'Italia non può accogliere tutto il mondo o tutta l'Africa e certamente non lo può fare Pescara. Se poi l'assenza perdurante di un sindaco che è stato certamente avvisato dal prefetto di questa necessità, fa in modo che una cooperativa X sfrutti la volontà esclusivamente imprenditoriale di un albergatore e riempia all'inizio della stagione estiva al centro della Riviera Sud, in mezzo alle case fatte con tanti sacrifici dei pescaresi e quasi di fronte al porto turistico un albergo di profughi, non solo non si sta aiutando questa gente, ma certamente si sta danneggiando Pescara. Il nostro è un no assoluto perché riempire un albergo sulla Riviera Sud all'inizio della stagione estiva di profughi per una città turistica è una follia. Restiamo a Pescara e parliamo di un'altra manifestazione che si è tenuta questa mattina, il presidio dei lavoratori dell'igiene ambientale che hanno denunciato il mancato rinnovo dei contratti protestando contro la riforma del lavoro che rischia di mettere in pericolo la sicurezza di centinaia di operatori. Sindacati in piazza per i rinnovi dei contratti. Si fa sempre più incalzante la lotta contro il Jobs Act. L'articolo 6 diventa il mostro da combattere per garantire il proprio futuro lavorativo e a Pescara il caso riguarda un numero che va da 500 a 600 lavoratori. Fino ad oggi, se un'azienda cambia nome, noi abbiamo la di diritto di restare al lavoro. Mentre invece loro vogliono fare che l'articolo 6 viene fatta con la Jobs Act, non abbiamo più il diritto là di restare, ci possono toglierci. Un caso non isolato, non solo Pescara e non solo i lavoratori preposti all'ambiente. L'Abruzzo in sé conta una moltitudine di presidi, proteste e manifestazioni che si sono succedute una dopo l'altra fino a quella di oggi. Lo sciopero non è contro i cittadini, è solamente contro le aziende, anzi noi addirittura per far vedere che non siamo proprio contro i cittadini abbiamo lasciato fare i servizi essenziali a delle aziende che, ne hanno anche, che non hanno neanche, hanno superato quello che dice la legge 146/90 e non abbiamo fatto nessuna opposizione perché appunto non vogliamo creare problemi appunto, per la raccolta e per tutti quanti gli altri servizi. La situazione precaria dei lavoratori della cooperativa sociale Tercop di Teramo, che si occupa dei parcheggi in città, arriva sul tavolo del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Fabio Berardini. La Tercop torna sul piede di guerra col comune minacciando il ricorso alle vie legali in assenza di una soluzione sul canone di occupazione del suolo pubblico, la cosiddetta COSAP. Questa volta però, dopo anni, lo fa affiancata dal Movimento 5 Stelle di Teramo. Mentre il sindaco Brucchi e la sua finta giunta stanno litigando per una poltrona, noi vogliamo parlare della situazione vergognosa in cui versa la cooperativa Tercop che gestisce i parcheggi. Di fatto l'amministrazione li sta esasperando e condannando economicamente, in quanto da più di 2 anni non prende una posizione su quello che sarà il futuro della gestione di questi parcheggi. Infatti, negli ultimi 2 anni ha continuato a eliminare gli stalli a pagamento, per quanto riguarda la gestione Tercop, ma dall'altra parte non li ha compensati economicamente. Ad oggi la Tercop quindi non può più far fronte a questi pagamenti, si trova con un debito di 160.000 euro verso il comune, ma pretende un credito di 300.000 euro a causa di questa cattiva gestione. Ovviamente noi sappiamo e diciamo che
Questa situazione testimonia il fallimento politico della giunta comunale che da più di 2 anni non è riuscita a portare a casa l'approvazione del piano urbano del traffico, anzi ci sono state le dimissioni dell'assessore competente di Giovan Giacomo, e queste persone non sanno cosa fare, non hanno un futuro. Noi pretendiamo una presa di posizione chiara su quello che sarà il futuro della gestione parcheggi, pretendiamo che ci sia immediatamente un bando pubblico che sia o sulla proposta della Tercop o su qualsiasi altra proposta che vorrà fare l'amministrazione, ma ci dobbiamo muovere perché queste persone non possono morire economicamente e non possono perdere il posto di lavoro che è tanto caro al sindaco Brucchi. Nuovi bandi da parte della Regione Abruzzo per i disoccupati over 30, sono 65 milioni di euro stanziati nella programmazione dei fondi FSE 2014-2020. Politiche del lavoro sempre più impegnate a garantire incentivi alle imprese. La Regione Abruzzo pubblica i risultati del primo bando dedicato ai più 30. A disposizione c'erano 1.200.000 euro. Gli incentivi per chi assumeva uomini tra i 30 e i 35 anni erano di 6.000 euro, che diventavano 9.000 per le donne. Non può esserci il rilancio economico di una regione se vengono lasciate indietro le fasce più deboli. Per fasce più deboli intendiamo le donne, intendiamo i giovani in attesa di occupazione, intendiamo i padri di famiglia che sono rimasti senza lavoro. Con questi strumenti vogliamo andare incontro proprio a queste fasce per far sì che escano da un momento di difficoltà che oramai attanaglia l'intero territorio da diversi anni. Dopo gli ottimi risultati ottenuti si apre una nuova pagina più ricca nella dotazione economica e che prevede più categorie: donne, over 30, disoccupati di lunga data e crisi aziendali. Si tratta della programmazione 2014-2020 che a breve aprirà i nuovi bandi. Stiamo progettando oltre 23 schede programmatiche che verranno approvate in giunta entro il 20 di giugno, quindi molte iniziative da giugno del 2016 a giugno del 2018, perché voglio essere una sorta di aggiunta al master plan per il Sud firmato con il Premier Renzi, ma questa volta tutto incentrato sul lavoro e sviluppo economico. Dobbiamo essere bravi a saperli spendere. Io ho già avuto modo di dire che ogni centesimo della programmazione FSE 14-20 deve generare prodotto interno lordo. Io credo che siamo sulla strada giusta, ce lo ha confermato il rapporteur della Commissione europea. Andiamo avanti così e sono sicuro che nel giro di qualche anno ci saranno grandi risultati. L'Abruzzo chiede all'Europa di rivedere le norme sugli aiuti al funzionamento degli aeroporti regionali. Questa mattina in quarta commissione è stata votata la risoluzione con cui l'Abruzzo chiede a Bruxelles di dare luce verde sugli aiuti al funzionamento degli aeroporti regionali. Attualmente, sulla base del testo proposto dalla Commissione europea, gli aeroporti regionali potrebbero ricevere solo aiuti legati a particolari progetti di investimento. Il testo, che prevede altre richieste di chiarimento sulla possibilità di erogare aiuti ai porti per il dragaggio di manutenzione, è stato votato anche dal centrodestra con la sola astensione del Movimento 5 Stelle. E a proposito di Movimento 5 Stelle, i pentastellati hanno fatto una denuncia questa mattina a Pescara dopo aver scoperto che 50 operatori della ASL sono stati tolti dai reparti di geriatria, medicina e ginecologia per essere spostati in uffici amministrativi. Sono 50 gli infermieri e gli operatori sanitari spostati dietro a una scrivania. A farlo sapere il Movimento 5 Stelle, che a seguito di diverse visite ispettive, susseguitesi nel corso degli anni, sono arrivati ad avere nel dettaglio nuove mansioni e dettagli sul caso. Si tratta di unità tolte ai reparti di geriatria, medicina e oncologia e da tempo impegnati nel gestire corsi di formazione al personale ASL, altri all'ufficio di prevenzione, altri ancora presso il consultorio e solo per citarne alcuni. Li chiamano imboscati e ora a risponderne dovrà essere il governatore d'Abruzzo D'Alfonso a seguito di un'interpellanza a risposta orale. Intanto parliamo di infermieri e operatori sociosanitari che hanno sostenuto un regolare concorso per fare quel lavoro nei reparti e quindi garantire quel servizio, fare anche i festivi e i turni. Ora, questo è un problema gravissimo perché non solo carica di lavoro ulteriore gli infermieri che sono nei reparti a fare il loro lavoro e non ce la fanno più, e non è giusto che si proceda in questo senso. La residenza sanitaria assistita di Città Sant'Angelo, che è pubblica, ha un problema di enorme criticità.
criticità, 25 pazienti ricoverati, solo un infermiere, solo un operatore sociosanitario. Una situazione poco chiara per i 5 Stelle, che attendono motivazioni sul caso alla luce di una varie volte denunciata carenza di personale proprio in quei reparti, e soprattutto si attende di conoscere il nome di chi abbia deciso quei trasferimenti. Chi ha avallato questa operazione, se ci sono delle responsabilità in capo ai vertici aziendali che hanno autorizzato questa operazione. Qualcuno deve pagare. Se in questo momento, mentre noi stiamo parlando, ci sono malati nei reparti che hanno bisogno di più personale, quel personale c'è, ma è parcheggiato negli uffici amministrativi, e abbiamo ricordato anche gli uffici amministrativi quali sono, qualcuno deve pagare per questa operazione. E ora andiamo all'Aquila, saranno abbattute nei prossimi giorni le casette provvisorie realizzate dai cittadini nel post sisma, ma realizzate in terreni a forte rischio di esondazione. Nel post-terremoto erano nate come funghi per rimediare ad un'emergenza, quella abitativa, per la quale il comune dell'Aquila aveva approvato una delibera, l'ormai celeberrima delibera 58. Quella che consentiva ai cittadini, insomma, di realizzare abitazioni provvisorie, le famose casette di legno, anche su terreni non edificabili, per avere un tetto ed abbandonare alberghi e tendopoli. Ne sorsero a migliaia sull'intero territorio comunale, molte anche su terreni dove, al di là dell'emergenza, non si sarebbe potuto costruire per elevato rischio esondazioni, ricadenti in quella che tecnicamente viene definita zona P4. E saranno proprio quelle, per lo più localizzate nella zona ovest della città, a dover essere smantellate dopo l'opera di ricognizione effettuata a 7 anni dal sisma dai vigili urbani del nucleo di polizia edilizia, su mandato del vice sindaco Nicola Trifuoggi. Ai numerosi proprietari sono stati notificati gli atti di sgombero e demolizione dei manufatti, realizzati in palese violazione delle norme urbanistiche, fatto che in realtà era già avvenuto nel 2011, quando un'ordinanza del sindaco Cialente aveva disposto la rimozione delle abitazioni costruite in zona P4. Un'ordinanza in effetti mai presa in considerazione. Adesso invece dal comune è stato adottato il pugno di ferro e già nei prossimi giorni inizieranno le demolizioni, per lo più concentrate nella zona ovest, come detto. Ai cittadini è stato notificato l'atto di presa di possesso degli immobili per la successiva demolizione, anche se sono esenti dal provvedimento coloro che hanno la casa inagibile e coloro i quali hanno costruito sulle aree bianche purché abbiano presentato domanda di sanatoria. Una decisione che susciterà forti proteste e malumori, ma che, almeno fino a questo momento, sembra irrevocabile. La troupe che sta girando l'ultimo film di Claudio Amendola, Il Permesso, seconda esperienza da regista per l'attore romano, ha concluso le riprese delle scene ambientate a Pescara. Assieme ad Amendola, protagonisti del film Luca Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè. Diverse le location scelte a Pescara, i Trabocchi, il Ponte del Mare e Pescara Vecchia. Ascoltiamo le impressioni di Amendola e Argentero in questa intervista. Una città, Pescara, molto poco sfruttata dal cinema, e invece secondo me è un posto che si presta tantissimo, sia per le ovvie doti naturali che questa regione ha, e poi perché comunque volevo raccontare una città che fosse non troppo lontana, una città di mare che non fosse troppo lontana da Civitavecchia, da dove parte questa storia, che sono 4 personaggi che ottengono un permesso di 48 ore da un carcere, sono 4 detenuti, e volevo che i loro viaggi non durassero più di tanto. Oggi lo posso dire, abbiamo avuto un'accoglienza eccezionale e molto educata, che questa è importante per noi, insomma, abbiamo avuto tante persone sul set però molto composte, che ci hanno permesso di lavorare bene. Essendo una bestia cittadina, mi ha colpito il cambio d'aria, cioè a un certo punto quando cominci a salire e svalichi venendo da Roma, c'è un cambio di luce e un cambio proprio di aria da respirare, e questo per me ancora, cioè ogni volta che mi ritrovo, sono Francesca, mia moglie è di Trento, e quando andiamo su io ho questa sensazione di oddio, meno male, ancora c'è un posto sano nel mondo, e qua c'è la stessa cosa. Io sono uno dei 4 carcerati che godono di questo permesso di 48 ore, e
senza svelare molto del film, io e Claudio abbiamo, diciamo, i ruoli, sono i due personaggi, diciamo, quelli un po' più problematici, affiancati poi da Giacomo e Valentina, che invece sono i due carcerati un po' più giovani, quindi con forse un po' più di speranza davanti a loro. Mi piacerebbe tornarci, di solito è bello tornarci quando uno non ha da lavorare, perché con gli orari improbabili che facciamo uno si gode poco il posto dove sta. Però basta guardarsi intorno, anche la strada venendo da Roma, insomma, attraversando l'Appennino si capisce di quanta bellezza siete dotati, quindi... Poi sono un appassionato di montagna, quindi spero anche di godermi un po' l'Abruzzo più di montagna. Anche quest'anno è giunto a conclusione il progetto di prevenzione contro il bullismo e lo spaccio di droga nelle scuole della provincia di Teramo, promosso dalla prefettura con lo slogan "Il più forte sono io". Si conclude oggi il progetto di prevenzione di contrasto dello spaccio di droga e del bullismo nelle scuole. Oggi giornata di premiazione, intanto ricordiamo perché nasce questo progetto. Questo progetto nasce parallelamente all'attivazione del numero verde 43002, che è stato attivato dal Ministero dell'Interno e quindi è attivo anche nella provincia di Teramo, per segnalare con un sms gratuito ogni caso di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è nato questo progetto di incontro e di sensibilizzazione nelle scuole della provincia di Teramo, che ha portato l'anno scorso all'incontro di un team con circa 2.000 studenti e quest'anno addirittura con 2.800 studenti. Quindi una sensibilizzazione molto diretta sugli argomenti, che sono argomenti difficili comunque da trattare e da far capire anche a bambini di 9 e 10 anni, ma a differenza di quello che si può dire, che i bambini o i ragazzi sono apatici e non collaborativi, noi come team li abbiamo trovati veramente molto molto attivi e molto partecipi. La giornata di oggi, che è quella conclusiva, lo dimostra quanto abbiano partecipato nel corso dell'anno e quanto siano contenti oggi di venire a ricevere i premi. Purtroppo negli ultimi anni sempre più studenti fanno i conti tutti i giorni con questi fenomeni. Dai dati relativi al 2016 infatti è emerso che il 19,4% degli studenti italiani ha assistito ad atti di bullismo a scuola, mentre il 12,1% è stato testimone del consumo di stupefacenti da parte di coetanei o addirittura di episodi di spaccio di droga all'interno delle aree scolastiche. La fibra ottica arriva nell'area frentana grazie ad un accordo tra la TUA e Fastweb. La banda larga sfrutterà il tracciato ferroviario. La fibra nell'area frentana corre con il treno. TUA e Fastweb infatti hanno siglato un accordo che consentirà il passaggio della fibra ottica per il collegamento a banda larga lungo la linea ferroviaria della Società Unica del Trasporto Regionale. La fibra arriverà così nel comune di Lanciano in Val di Sangro, consentendo da un lato il collegamento alla rete veloce per famiglie ed imprese, dall'altro l'implementazione degli strumenti informatici per il telecontrollo lungo la linea ferroviaria di TUA. Senza questo coinvestimento e questa iniziativa comune con TUA, probabilmente questo territorio avrebbe dovuto attendere ancora qualche tempo prima di vedere investimenti su tutta l'area del digitale, e invece stiamo procedendo rapidissimamente a concretizzare un salto di sviluppo e un salto di innovazione che sarà molto importante per tutto il territorio di Lanciano. Il tutto senza costi per la società di trasporto della Regione Abruzzo. Ulteriori vantaggi si hanno per il sistema ferroviario vero e proprio, perché la possibilità di avere un collegamento dati lungo la linea ferroviaria permette di mettere in atto delle tecniche di controllo del traffico ferroviario, soprattutto sul ramo merci, che a loro volta aumentano la capacità di traffico e quindi di portata merci sulla linea, e inoltre di efficientare il controllo per esempio delle sottostazioni elettriche piuttosto che dei sistemi di stazione. Dal 2 al 5 giugno il porto turistico di Pescara aprirà le porte di Sottocosta, il salone della nautica che quest'anno si arricchisce di nuove aree tematiche ed espositori, oltre al gemellaggio con lo Yacht Med Festival. Alimentare la passione per il mare, condividere esperienze, sensazioni e punti di vista. Al porto turistico di Pescara torna Sottocosta, appuntamento dedicato alla nautica, che quest'anno vedrà tra gli stand nuovi ingressi e più aree tematiche, velisti, natanti, personaggi, innovazione tecnologica, il tutto animato da intrattenimento live, sfilate di moda e DJ set.
Quest'anno c'è questa partnership stretta con, non è un caso che sia qui il comandante Moretti, con la capitaneria di porto, c'è questo discorso con lo Yacht Med Festival di Gaeta che è sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Latina, il premio design della nautica, un importantissimo convegno con 100 giornalisti accreditati, per cui siamo soddisfatti del lavoro fatto, siamo certi che dal 2 al 5 giugno in molti verranno. Siamo ambiziosi, puntiamo a fare di questo sottocosta un punto di riferimento soprattutto dell'Adriatico. Il Salone della Nautica sarà un momento anche di riflessione sui temi più caldi del momento. Ad intervenire sarà la Capitaneria di Porto, che affronterà il tema dell'immigrazione in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Ringrazio la Camera di Commercio per aver inserito nell'ambito di una manifestazione rivolta a chi va in mare per divertirsi in buona sostanza, quindi una manifestazione dedicata al diporto, aver ritagliato uno spazio dove si parla di questo fenomeno che tocca appunto il nostro essere uomini e anche nel nostro caso il nostro essere professionisti, perché siamo impegnati in prima linea quotidianamente nel cercare di salvare le vite umane di chi affronta i pericoli di una navigazione su barche inadeguate. Ora apriamo la pagina dello sport, chiaramente parliamo dei playoff di Serie B, intanto con le decisioni del giudice sportivo che ha squalificato per una giornata il difensore dello Spezia De Col, l'allenatore dello Spezia Di Carlo e il difensore del Novara Magnus Trost, che dunque salterà la gara di mercoledì tra Pescara e Novara, la gara di ritorno. Rese note anche le designazioni arbitrali, sarà Rosario Abis della sezione di Palermo a dirigere proprio il return match dell'Adriatico tra Pescara e Novara, mentre Manganiello di Pinerolo dirigerà domani sera il return match della gara tra Trapani e Spezia. La squadra è rientrata nel primo pomeriggio in aereo, la squadra del Pescara, ed è subito andata al Poggio degli Ulivi per sostenere la seduta di allenamento dopo la vittoria di ieri per 2-0 al Piola, una vittoria che ipoteca la finale. Riviviamo le fasi salienti della partita con le interviste. D'ora in avanti non si può. Complimenti a Massimo Odo, allenatore del Pescara, possiamo dire ultra contento di una grande prova da parte della squadra. Ascoltiamo le parole del tecnico. Sì, abbiamo interpretato una grandissima partita, perché non era semplice, non abbiamo fatto certamente la miglior partita dell'anno sul piano della costruzione del gioco, ma a livello di interpretazione certamente la migliore. Primo quarto d'ora abbiamo fatto un calcio speculativo anche noi, perché c'era poco altro da fare, non si riusciva a giocare, sinceramente avevo paura anche di andare un pochino in difficoltà, ma i ragazzi sono stati fantastici, ci abbiamo trovato anche un gol. Poi quando il campo si è asciutto abbiamo continuato a fare il nostro tipo di gioco, l'abbiamo fatto bene, non divinamente ma molto bene nella gestione dei momenti della partita, abbiamo spinto quando c'era da spingere, gestito quando c'era da gestire, una partita ottima. Quanto riguarda il Novara, i giocatori di Baroni, almeno per quello che abbiamo visto dalla tribuna, hanno cercato di mettere anche un po' sullo scontro fisico, sulla provocazione, comunque anche con falli piuttosto duri, però i giocatori del Pescara non hanno abboccato. Ma ero stato chiaro con i ragazzi, prima della partita ho detto possiamo perdere anche 1-0 e nel ritorno ci basta un gol, perché è la verità, queste sono partite di andata e ritorno. Io, anche se non ho tutta questa esperienza da allenatore, ma da calciatore ne ho fatte tante di partite di andata e ritorno, quindi può succedere che perdi la prima partita, ma può succedere che poi vinci la seconda, quindi bisogna stare attenti, non bisogna prendere cartellini stupidi, e quindi erano ben preparati a questo. Poi d'altronde ogni squadra sfrutta quelle che sono le proprie caratteristiche, il Novara ha sicuramente più fisicità di noi e ha provato a metterla su quel piano, ma direi che abbiamo risposto molto bene. D'ora in avanti non si potrà più parlare della Fatal Novara e di Marco Baroni, bestia nera del Pescara. Dopo le due sconfitte di campionato, i biancazzurri sfatano infatti il tabù del Silvio Piola, espugnando il campo dei piemontesi con pieno merito e con il più classico dei risultati, grazie alle reti del solito Lapadula e di Torreira. Grande festa in curva ospite per i supporters abruzzesi, zuppi ma strafelici, pronti a riempire l'Adriatico per il match di ritorno in programma mercoledì prossimo. Al Silvio Piola si comincia sotto un utenti.
di Conubi Fraggio. Nelle Novara Garofalo sostituisce Dickman, mentre fra i biancazzurri a sorpresa Crescenzi va in panchina con Vitturini a destra e Zampano dirottato sul settore di sinistra del settore di difesa. In curva mille cuori biancazzurri, al quarto Gonzales subito pericoloso con un tiro di poco alto dal limite dell'area. La risposta abruzzese affidata al sesto a Caprari che su punizione mette di poco al lato. Il campo allagato in molte zone crea notevoli problemi ai giocatori delle due squadre, soprattutto nel controllo del pallone. Ma Gianluca Lapadula, come sempre in agguato e in contropiede contro tre difensori del Novara, al 21esimo riesce a difendere il pallone e a superare prima Mantovani e poi a fulminare con un tiro violento e preciso l'incolpevole Da Costa, facendo esplodere la curva sud del Piola per l'1-0. Per Gianluca Lapadula arriva così la 28esima rete stagionale. Il Novara di Marco Baroni accusa un momento di sbandamento con i ragazzi di Oddo che cercano di approfittarne. Al 33esimo però Gonzales prende in area pescarese il tempo a Michele Fornasiera, andando però a concludere fortunatamente al lato. Al 39esimo Benalì davanti a Da Costa pasticcia e non riesce a concludere a dovere. Passa un minuto e c'è ancora un lancio in area del Novara per Lapadula, che conclude invece trovando la deviazione di Dell'Orco che strozza la sua conclusione. Al 41esimo viene ammonito Magnus Trest, che diffidato dovrà saltare la gara di ritorno allo Stadio Adriatico. Negli ultimi minuti del primo tempo c'è da segnalare al 43esimo una bella azione di Benalì, che impegna però a terra con una parata non difficile l'estremo novarese, e così si torna negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0-1 per il Delfino. Nella ripresa si riprende con Galabinov in campo nel Novara al posto di Corazza e con i piemontesi che passano al 4-2-4 per cercare di far fruttare la forza fisica. Al sesto Garofalo su punizione chiama al miracolo Vincenzo Fiorillo, che riesce a salvare porta e risultato, e dopo un minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo fa correre ancora un brivido alla difesa pescarese con un colpo di testa di poco al lato di Evacuo. Oddo vede un po' in difficoltà i suoi e manda in campo Bruno per Benalì e Crescenzi per Vitturini. Baroni risponde togliendo Buzzegoli e inserendo in campo Lanzafame. Al 21esimo Trest di testa mette sopra la traversa di pochissimo con il Pescara, che risponde al 25esimo con una bella azione e con il palo clamoroso di Alessandro Crescenzi, che fa gridare ancora al gol i tifosi pescaresi. La partita diventa più vivace e al 28esimo sugli sviluppi di un angolo è ancora Evacuo di testa a sfiorare il palo, ma la serata novarese è sempre più dolce per il Pescara con il raddoppio di Lucas Torrera, che ispira l'azione del 2-0 andando a superare per la seconda volta l'incolpevole Da Costa. Il recupero poi vede gli assalti disperati dei locali, che trovano al 93esimo solo una conclusione di poco fuori misura del neoentrato Viola prima della festa dei tifosi pescaresi in curva sud, per una vittoria che serve per mettere una seria ipoteca sulla finalissima. Tra il Pescara e l'ultimo atto della stagione ci sono ancora 90 minuti. Anche la Virtus Lanciano è tornata oggi al lavoro per preparare il play-out d'andata di sabato prossimo al Biondi contro la Salernitana. Tutti a disposizione del tecnico Maragliulo, quindi anche il capitano Aquilanti. Non saranno però a disposizione per la prima partita di play-out gli squalificati Gian Donato, Ferrari e Di Francesco. Intanto sale l'attesa per il verdetto della Corte del Collegio di garanzia del CONI per quanto riguarda la vicenda Lanciano. Verdetto che ci sarà mercoledì 1 giugno, e non mancano le polemiche ad accompagnare questo verdetto. Oggi la presa di posizione del sindaco di Livorno Nogarin, che ha affermato: rimango in fiduciosa attesa della pronuncia del collegio di garanzia del CONI sulla penalizzazione nei confronti della Virtus Lanciano richiesta dalla Procura federale. Mi auguro che il collegio si esprima ripristinando la sanzione prevista dal giudizio di primo grado. Senza voler nulla togliere alla Virtus Lanciano, ha concluso il primo cittadino di Livorno, la permanenza della squadra Amaranto nella serie cadetta può fare oggettivamente soltanto bene al mondo del calcio. E poi si è espresso anche il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi, intervenendo a Radio Anch'io Sport, e ha definito il caso Lanciano un pateracchio evitabile. Era possibile evitare tutto questo? Rispetto a fatti oggettivi è difficile accertare la soggettività di giudizio, che oltretutto è contraddittoria da un grado all'altro. È importante che i parametri di valutazione siano uguali. Queste le parole del presidente della Lega Abodi. Ora scendiamo in Lega Pro. Questa mattina a Teramo c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo del Teramo, Fabio Lupo, che ha firmato
firmato un contratto biennale. Si chiude così la rivoluzione ai vertici della guida tecnica della squadra dopo l'arrivo del nuovo allenatore Zauli. Direttore Fabio Lupo, innanzitutto benvenuto a Teramo in maniera ufficiale. Questa mattina conferenza stampa e presentazione, possiamo dire che il filo conduttore è stata la parola motivazione? Sì, direi di sì. Motivazione per quello che riguarda soprattutto il campo, ma anche fuori per quanto mi riguarda. Fuori dal campo un'altra parola fondamentale sarà condivisione, perché questo è, diciamo, è l'iter, il processo, il percorso che noi ci siamo indicati con il presidente e che credo che in genere produca sempre grandi risultati. Il suo compito sarà far ripartire la squadra partendo da una base che c'è già e a cui lei che valutazione dà? La valutazione non la dà Fabio Lupo, la valutazione la danno gli ultimi anni. Questo è un gruppo che ha costruito e ha fatto ottimi campionati, secondo me ha fatto uno straordinario campionato anche l'anno scorso, tra mille difficoltà anche psicologiche, non solo tecniche, quindi è un gruppo in cui credo molto, però sono loro i primi che devono credere in se stessi se vogliono rimanere a Teramo. Il valore tecnico è fuori discussione, bisogna capire qual è la loro spinta motivazionale, che sarà, come abbiamo detto prima, fondamentale. Lei e anche il nuovo allenatore Zauli, il presidente Campitelli, ha detto: mi hanno riacceso una scintilla che probabilmente si era subita lei al 50% del merito. Sì, mi fa piacere, ma è una scintilla che, per quanto mi riguarda, ma credo poter dire la stessa cosa per il mister, è una scintilla che abbiamo dentro di noi. Abbiamo grandi motivazioni noi per primi e quindi la trasmettiamo agli altri. Siamo felici che il presidente abbia colto in noi questo entusiasmo e che abbia riacceso il suo entusiasmo, perché tutta Teramo, il Teramo, noi abbiamo bisogno dell'entusiasmo del presidente. Zauli, perché? Voi avete detto: abbiamo fatto una valutazione tecnica generale, poi però Zauli aveva qualcosa in più. Sì, ci ha trasmesso quel qualcosa in più, sicuramente rispetto a, per esempio, anche a Colucci, che si presentava molto bene. Forse ha avuto nel suo curriculum un percorso in questo campionato, quindi un pizzico di esperienza in più. Però, ripeto, quello che è stato fondamentale, perché alla fine erano profili tutti di uguale spessore, anche lo stesso D'Angelo con il quale abbiamo parlato, altri profili, sicuramente erano profili tutti di spessori. Ad un certo punto però, come deve capitare nella vita, è la sensazione, e Lamberto ci ha dato dalle sue grandi motivazioni, ci ha dato grandissime sensazioni. Buon lavoro. Grazie. Finisce qui il TG6, vi aspettiamo però questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi. Ovviamente in primo piano la performance del Pescara ieri a Novara, con la semifinale di ritorno già alle porte. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.